procedendo al piccolo trotto, ma è ora di cambiare andatura e di andare al galoppo per la buona onda Aprilia, che dopo il rocambolesco pari contro la Vigor Cisterna ha bisogno come il pane dei tre punti per tenere il passo delle squadre che la precedono. Il Flora 92, avversaria di questa seconda giornata di ritorno del campionato regionale Under 21 Girone A, è un'avversaria in fiducia, essendo reduce dal 4-2 in trasferta sul campo della Visfondi. Dal Palameucci di Aprilia un cordiale buongiorno da Enrico Pasquali, decisamente complicata per la formazione maglia orange, che adesso ci prova, colpisce l'incrocio dei pali, poi Vita, il pallone per Mastrantonio, centrale il suo destro che viene contenuto bene da Martelli. Non è finita, attenzione ancora al Flora che va dunque al vantaggio con questa splendida azione. Ancora la gestione del pallone da parte della formazione orange, ancora il tentativo e la parata questa volta da parte di Martelli. La squadra della buona onda che deve ancora entrare pienamente in partita. Attenzione adesso a questo contropiede, sbaglia tutto però Sini Scalchi, e la buona onda non sembra pienamente sul pezzo, anche se adesso c'è il sinistro violento da parte di Sini Scalchi, che trova però sulla sua strada un attento Ciaccio, cerca adesso di elaborare questa nuova trama, una serie di rimpalli e poi il destro violento da parte di Casale. Un inizio sicuramente poco brillante da parte della formazione maglia orange, che adesso però con una splendida combinazione va al tiro con il numero 11 Mazzaferri. Adesso in favore del Flora 92 il pallone per Polella, una finta da parte sua e il miracolo da parte di Martelli. È andato a riposarsi in panchina, attenzione a questo destro dalla distanza che è stato scoccato da Luffarelli. Ciaccio però è sul pezzo e mette in fallo laterale. Non ha impressionato la squadra in maglia orange, abbiamo visto giocare sicuramente meglio. Attenzione intanto a questa conclusione di Casale, c'è l'uscita di Martelli che salva tutto. Superare ben tre avversari in maglia orange che alla fine lo fermano in fallo laterale. Moretti, il sinistro, il pallone sul secondo palo, ancora un miracoloso Martelli, strepitoso in difesa, attenzione intanto a questa fuga, c'è l'uscita provvidenziale decisiva di Ciaccio su questa progressione da parte di Sini Scalchi. Ancora Sini Scalchi che fa tutto da solo, poi dal pallone all'indietro va ancora e subisce un fallo, probabilmente potrebbe esserci calcio di rigore, così è, un fallo netto subito da Del Piano. Vediamo se sarà proprio Sini Scalchi a cacciare in porta, è così la rincorsa da parte sua, uscita da parte di Ciaccio, ma tutto quanto deve essere ripetuto, è uscito con un po' troppo anticipo il portiere, c'era sembrata un po' troppo anticipata l'uscita del portiere Ciaccio. Ancora il sinistro e la parata questa volta definitiva da parte di Ciaccio su Sini Scalchi, che ha calciato violento ma centrale, che però è stato deviato nuovamente il fallo laterale. Non si vede più il Flora 92 nella metà terreno di gioco avversaria. Ancora un sinistro che fa la barba al palo da parte di Sini Scalchi, che termina sul fondo. C'è intanto questa triangolazione che si chiude benissimo, altro fallo su Stefanelli, incredibilmente non concessa la punizione alla buona onda. Dall'altra parte c'è l'1-2 e l'incredibile errore sotto porta da parte di Mastrantonio. Deve sicuramente fare le cose con più velocità, subito una doppia chance fallita da Mazzaferri. Si prosegue, non ha visto alcuna irregolarità ai suoi danni. Adesso c'è il pallone che viene dato dentro, incredibile chance fallita da Gentili. Attenzione a questa azione di 3 contro 1, occhio adesso a Mastrantonio, sulla destra c'è il diagonale da parte di Pistillo, forse una deviazione di Martelli, anzi no, è già dall'altra parte il Flora con Mastrantonio. Il pallone dato dentro, il sinistro e la traversa clamorosa colpita da Pistillo, non è finita, e poi Martelli che ci mette una pezza. La gara adesso sta assumendo i contorni davvero epici, con un contropiede da una parte e un contropiede dall'altro. Buona onda che ci prova con questo destro esploso da Mazzaferri, attento il portiere Ciaccio, e poi ancora Ciaccio superlativo su questo destro esploso. Il Flora 92 adesso ha una buona chance in contropiede, preso il leggero controtempo Casale che poi arma il destro e c'è la strepitosa risposta da parte di Martelli, che mette con la mano sinistra in calcio d'angolo, semplice calcio d'angolo. Sini Scalchi, il palo incredibile, il palo colpito da Sini Scalchi da posizione molto defilata, ma i portieri stanno sicuramente facendo la voce grossa. Sini Scalchi, ancora il sinistro di Sini Scalchi, ma Ciaccio ha un conto aperto con lui. Ancora a sinistra Sini Scalchi, il pallone dentro e sbaglia da due passi modesti, la seconda nelle ultime tre giornate, ma non è finita. Ancora un pallone dentro e poi c'è la scucchiaiata, ancora un altro miracolo da parte di un invalicabile Ciaccio. Contropiede della buona onda, Gentili, Sini Scalchi, il pallone a destra, arriva il gol del pareggio tanto cercato
e finalmente trovato dalla buona onda con Mazzaferri. E Manzini, poi il passaggio sbagliato di Stefanelli e poi con il piede destro ci mette una pezza ancora Martelli, eccezionale su Pistillo. Siniscalchi, non funziona granché, dobbiamo dire, questo tentativo con Siniscalchi che poi tira improvvisamente dopo essersi liberato di due giocatori. Battuto adesso Moretti, arma al sinistro, respinto, poi ancora Moretti che va per primo sul pallone, deviazione, poi non si sa come Martelli, come un gatto, tiene in piedi la sua squadra. Che parata, che adesso beneficia di questa rimessa laterale. Siniscalchi, sinistro, il palo, il secondo palo personale. Abbiamo il taccuino praticamente pieno di occasioni da rete e poi c'è ancora il gol da parte di Moretti sul secondo palo, era appollaiato come un falco, pronto a far male ed ha piazzato l'acuto mortifero che ha portato in vantaggio la sua squadra. Espulso intanto, l'ha allontanato mister Cantarelli. Stefanelli che dà questo pallone in verticale e poi c'è il gol del pareggio da parte di Mazzaferri, si gira e tira in un amen sorprendendo sia Polella e soprattutto Ciaccio, battuto sul tempo da questa giocata sopraffine e raffinata. Al crepuscolo della gara può cercare di ribaltare la situazione con uno schema, il pallone che filtra e arriva la tripletta da parte di Mazzaferri proprio al tramonto di una partita che sembrava persa. La buona onda è riuscita a ribaltarla, a rivoltarla come un calzino, a trovare il gol del 3-2 proprio quando siamo entrati in recupero. Incredibile epilogo di una gara che è stata assolutamente incredibile. Adesso arrivano proteste da parte di tutti a un Mazzaferri veramente incredibile. Finisce qui, esulta la buona onda per una vittoria trovata per strada quando ormai sembrava impossibile ed ha dunque ottenuto il successo. Con queste immagini vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime sfide di Calcio a 5. Un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e Maurizio Marceddu che ha operato le riprese televisive.